in compagnia di Fiorenza De Bernardi, aviatrice e prima donna comandante di aerei di linea. Io non mi sento niente di speciale, so che qualsiasi cosa me la so sempre combattuta e anche per diventare pilota di linea mi sono battuta parecchio. Generale Garretto disse a questo che aveva una piccola società a Milano, disse fai come fosse un maschio, o va o non va. E quello mi ha assunto e facevamo soprattutto voli Milano-Cortina e Venezia-Cortina, che era molto divertente. Ho portato anche quello che cantava stasera mi butto, stasera mi butto. Sono la prima in Italia e la quarta nel mondo. La prima in assoluto è stata Maria Tanassova, bulgara. Mio padre era fenomenale come pilota, come uomo, come poi di una simpatia, di un'onestà, di una bravura incredibile. E io devo ai miei genitori di avermi lasciato libera delle mie scelte, di fare quello che volevo fare. Poi ho fatto tutti quei corsi a Mosca con l'aereo russo che abbiamo comprato, lo VH-40, Yaksoro, e quello è stato molto bello come viaggio. E poi lì in Australia, allora c'era sul giornale che questa pilota italiana presentava questo aeroplano, allora sentivo nel cielo ogni tanto Hello Florence! Da qualcuno che c'era. La vita di una donna è sempre diversa, perché tu scegli di fare la madre. Io non ho fatto figli perché ho sempre detto con i figli ci devi stare, se giri il mondo non puoi. Però mi pare che oramai insomma ce l'abbiamo proprio come militari su tutti gli aerei. Ormai dovrebbe essere finita quella diversità, che anzi delle volte dimostrano di essere più brava degli uomini. Quindi ormai c'è uguaglianza in questo senso. Guarda, io sono sicura che se tu una ragazzina la tiri su sempre con la bambolina, la cosa, certo si fa una certa mentalità, non c'è mai un meccano in mano, no? Pensa che mio padre quando è arrivato a casa a Firenze, che io sono nata là, e il portiere gli ha detto che bella bambina maggiore, perché allora una bambina, e perché una bambina? Disse. Io fare il militare avrei fatto volentieri, sì, un po' vengo da una famiglia di militari, però avrei fatto volentieri il militare, sì. E beh, io dico sempre battetevi per farlo, perché mai si è aperta la strada, quindi penso che se una va a chiedere, insiste, si fa vedere un po' preparata, penso che non sia così complicato, dipende poi dai numeri che ci hanno liberi. Da Samantha, a Samantha Cristoforetti, che è veramente in gamba, e sul libro suo che mi ha regalato c'ha scritto a Fiorenza che ha aperto la strada. È stato bello scritto da lei, vero?